Benvenuti cari amici della Mela, oggi parleremo di qualche news. Questa è la prima news, il primo video con le prime news del nostro blog. Allora, partiamo con Real D-Bird, un sito che permette di scaricare in modalità premium da numerosi servizi, da numerosi servizi, come potete vedere qua giù in basso. Da Megaupload, da Megavideo fino a Sheargirl, Batubia, anche servizi Entrapload, servizi non molto usati, Megashare, RapidShare, Hotfile, anche Fullshared, Yupload, vabbè, adesso non vi sto a fare l'elenco di tutti i servizi. Solo che ci sono delle pecche, per esempio, noi stiamo utilizzando un account gratis, ma se andiamo a confrontare l'account gratis con l'account premium, l'account gratis può accedere solo, come potete vedere, a questi servizi. E poi non illimitatamente, ma solo da mezzogiorno alle 2. Mentre gli utenti premium, dalle varie offerte, cambia solo la durata, cioè un mese, 2 mesi e tre mesi. E allora, ritornando, stavo dicendo, l'offerta premium permette la connessione a tutti i server, più anche dei punti fedeltà, che però non è specificato a cosa servano. Poi c'è anche il traffic share, perché come potete vedere, ad esempio su RapidShare i premium possono scaricare solo 3 giga al giorno anche su FileMonster, mentre su Oron solo 1 giga, eccetera eccetera. Quindi no, cioè su altri non ci sono. Quindi questo traffic share permette di aumentare, nel caso di RapidShare di 20 giga, nel caso di Oron di 5 giga, nel caso di FileMonster di 5 giga, il traffico disponibile per il download del mese. Praticamente il tutto, adesso non possiamo far vedere completamente al momento che sono le 21:18 e il servizio, quindi, come dicevo prima, è disponibile dalle 12 alle 14 per i membri del sito che non sono premium. Praticamente qua vi dovreste trovare al posto di questa scritta un campo dove voi inserite i vostri URL, cioè potete utilizzarne infiniti uno dietro l'altro. Io faccio esempio con Megaupload, e fate generare link, e sotto vi genererà altri link direttamente nel server di The Real The Bird, con download, scusate, illimitato, e con la possibilità di sospenderle. Ad esempio, se vi accorgete che stanno arrivando le 14 e non avete finito, potete sospendere il download e attendere mezzogiorno del giorno dopo per farlo ripartire. Non sempre funziona, perché a volte i server vengono ripuliti e quindi i file non scaricati in quell'arco di tempo non saranno più disponibili. Però questo non succede sempre, e soprattutto se il file è molto richiesto. Allora, per chiunque volesse utilizzare questo servizio, l'URL è real-dbird.fr. La lingua in cui è disponibile questo servizio è italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Naturalmente stiamo utilizzando l'italiano. Per qualsiasi problema in Real di Bird potete naturalmente contattare il supporto. Nel caso in cui siate registrati, quindi loggati, i campi si autocompileranno da soli, tranne il messaggio e il codice di sicurezza. Ok, adesso passiamo a un'altra news. È stato rilasciato Firefox 4 Beta 4. Il download è disponibile dal sito ufficiale Mozilla, www.mozilla.com/it/firefox/beta. Come novità possiamo notare che, adesso andiamo ad aprire Firefox 4 Beta 4. Allora, scusate un attimo l'attesa, perché Firefox non è che l'apertura sia proprio rapidissima. Allora, se noi riusciamo ad andare a controllare i componenti, no, qua, componenti aggiuntivi, dovremmo notare che è stato aggiunto il Firefox Sync, che ci permette di sincronizzare i praticamente, ecco, Sync, come dicevo. Praticamente con Firefox Sync, che una volta nelle precedenti versioni 3.0, quelle che avevate,
Dovevamo scaricarla a mano. Ci permetteva di sincronizzare, cioè ci permetteva, ci permette tuttora di sincronizzare i preferiti, le password presenti in questo Firefox sia su mobile e anche su altri computer, ad esempio dell'ufficio. Questo è comodo anche per le aziende, perché magari in tutti i computer possono sincronizzare dei dati che possono essere utili. Ad esempio, adesso vedremo, proviamo a configurarlo. Non abbiamo utilizzato Sync, Server Sync, andiamo a inserire i nostri dati. Nel mio caso utilizzerò il mio nickname, portatile THB. E andiamo ad inserire la password, naturalmente oscurata, che andiamo ad allungare la password, perché non tutti accettano la password di 6 cifre come la mia, allora mettiamo quella da 8. Inseriamo l'indirizzo email. Ok, e accettiamo. Ok, andiamo avanti. Una frase segreta. Allora, ecco, che qui verrà oscurata. Sono riuscito a farli sincronizzare. Adesso mi darai, vabbè, mi darai il computer Windows NT 6.1. Sì, infatti sto utilizzando Windows 7 con Firefox, è il mio nome utente. Va bene, sincronizzo tutto e proseguo. Adesso devo confermare di non essere un boot, cioè un robot, un programma boot automatico che agisce al posto di un umano. Quindi con la capaccia sono in grado. Sono in grado i server di Mozilla di identificarmi, quindi di riconoscere che non sono un boot. Ecco, ho appena sbagliato. Vediamo un po'. Collectors. Proviamo a cambiare. Vediamo se troviamo una capaccia più semplice. Eccolo, proviamo questa. Criticism. Avanti. Ok, siamo riusciti. E ora Firefox è stato configurato. Ok, chiudiamo Firefox e ritorniamo a noi. Allora, chiudiamo. Un'altra novità è Internet Explorer 9. Come tutti sappiamo, per il momento c'è disponibile la preview tecnica, praticamente la quarta preview. Praticamente è un po' scarna come interfaccia. È presente solo un address dal quale noi possiamo visitare. Proviamo ad aprire YouTube. Ok, ci ha caricato YouTube in inglese. E come sappiamo tutti, la beta 1 dovrebbe uscire il 15, ma sembra per un errore Microsoft. Ecco, una screen di questa nuova versione è stato rilasciato nel sito ufficiale e poi subito rimossa, naturalmente. Come potete vedere, lo stile è molto simile a quello di Firefox, con le schede situate vicino alla barra degli indirizzi, un'interfaccia totalmente stilare, quindi trasparente, compatibile pienamente con Windows 7, come d'altronde dovrebbe essere. In questo caso lo vediamo con l'interfaccia di Bing caricata. Poi c'è il simbolo dell'home page, il simbolo dei preferiti, un altro simbolo che si presuppone sia quello dei preferiti. Bene. Per oggi è tutto, un saluto a tutti dal blog della bandiera e dal portatile THB.